Allora, mister, una partita che si era messa male all'inizio, avete avuto la forza di ribaltarla, poi hanno trovato il pareggio su un grandissimo gol da fuori area. La vostra reazione ha portato al 3-2 finale, un risultato che sul campo si è visto abbastanza giusto, una partita che comunque poteva finire in qualsiasi modo. Sì, questo è vero, però se c'è una squadra che oggi doveva vincere è Pontelungo. Pontelungo ha avuto 4-5 nitide palle da gol, le abbiamo sbagliate. Ovviamente chi sbaglia poi può anche pagare, però dal punto di vista delle occasioni non c'è stato confronto. Abbiamo messo in campo quello che sappiamo fare noi, gioco, determinazione, contro una signora squadra che sicuramente vincerà il campionato, perché è una delle squadre abitate per quello, ma che sicuramente lo vincerà perché gioca a calcio e ha delle modalità notevoli. Sicuramente questo è, per loro è stato un passaggio, per noi è un trampolino, perché 8 vittorie consecutive sono qualcosa di inimmaginabile qualche mese fa. Una vittoria che comunque sono 3 punti pesanti per il Pontelungo, che lo porta sotto, diciamo, la zona playoff. E come la vede? Ma vedo che noi giochiamo giorno per giorno, 8 vittorie consecutive sono una rincorsa impressionante. Vediamo dove arriviamo. Adesso domenica andiamo a Diano, poi avremo il Don Bosco alle Crose, poi il Quigliano. Noi viviamo di giornata in giornata, siamo una squadra giovane, ho 26 ragazzi che si allenano giorno per giorno. Oggi non ne ho convocati 8, a parte uno che è infortunato, erano qua al campo tutti, questa è la forza del mondo. Perfetto, la ringrazio, mister.